5 mesi di corso per diventare guardia ambientale, corso tenuto dal WWF Abruzzo. Luciano Di Tisi, oggi la consegna degli attestati a 24 ragazzi che hanno superato questo corso teorico, ora ci sarà la pratica. Sì, questa è la prima consegna, sono diventate da oggi guardie zoofile, poi diventeranno ancora guardie ittiche e quando la regione si deciderà a fare gli esami anche guardie venatorie. Il corso è stato completo, ha riguardato ogni tipo di vigilanza ambientale, è durato 5 mesi come lei sottolineava, hanno partecipato in 30, 24 hanno ottenuto la qualifica superando l'esame finale, è stato un corso estremamente impegnativo e estremamente formativo. Noi siamo ben contenti di aver aumentato il numero di guardie, ovviamente queste nuove dovranno cominciare a uscire insieme alle guardie esperte per consolidare sul campo l'esperienza acquisita sui libri studiando durante il corso e poi una volta autonomi potranno andare in giro da soli e finalmente cominciare a aumentare le vigilanze ambientale che in questa regione è estremamente carente per via delle problematiche che hanno riguardato il cambio di indirizzo della forestale, passata dei forestali e le guardie provinciali. Vigilanza ambientale, vogliamo spiegare che cosa nel concreto faranno queste guardie? Ma controlleranno come guardie zoofile l'eventuale maltrattamento animale e il randagismo, come guardie ittiche controlleranno ovviamente i fiumi e come guardie venatorie controlleranno contro il bracconaggio, contro gli abusi della caccia, ma la cosa più importante sono guardie ambientali, quindi controlleranno anche il territorio e devo dire che purtroppo la cosa che più spesso ci capita di denunciare è la presenza di discariche abusive, ne troviamo continuamente piccole e grandi ovunque nella regione e questo è un problema grosso che si potrà risolvere da una parte aumentando la vigilanza, ma soprattutto aumentando la sensibilità della gente che deve cominciare a smettere di buttare le cose come capitano e servirsi delle strutture organizzate che ci sono in tutti i comuni ormai.